Ciao a tutti, oggi parliamo di contenitori. Vi voglio spiegare perché quando vi parlo di ricette o vi chiedo di raddoppi vi sconsiglio sempre delle ciotole. Allora, anzitutto parliamo di cosa consiglio io come contenitori per mettere a raddoppiare un impasto. Il più giusto potrebbe essere un contenitore graduato, quindi questo vi dà la possibilità di analizzare effettivamente a che livello arriva il vostro impasto. Si mette l'impasto all'interno, si guarda l'altezza e questo vi dà diciamo proprio la dimensione dell'aumento di volume. E questa ciotola contenitore va anche bene perché, pur avendo sotto una base, è piuttosto regolare nei suoi bordi. Non è obbligatorio comprare questo. Quando vi parlo di contenitori con i bordi dritti, ovviamente non sono molto fiscale, anche se sono leggermente svasati vanno bene, ma l'importante è che ci sia questa parola, leggermente. Allora, questo per esempio è un contenitore che va abbastanza bene. I bordi sono veramente svasati in maniera impercettibile e quindi mettete l'impasto all'interno, potete segnare con un pennarello o con del nastro carta all'altezza in cui arriva e quando arriva al raddoppio lo vedete chiaramente. Stessa cosa può valere anche per un contenitore con, diciamo, forma rettangolare. Vedete, è svasato, ma è svasato veramente poco, quindi vi dovrete regolare. È una questione di centimetri, insomma, veramente molto 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 ridotta. Quando andate su un contenitore rettangolare, cercate sempre di regolarvi come dimensione, cioè non potete mettere qui all'interno di questo contenitore una pallina molto piccola di impasto, perché l'impasto prima di raggiungere i bordi si allargherà e quindi anche quello fa parte del raddoppio. E ora parliamo delle famose ciotole. Allora, la ciotola, proprio per sua definizione, è un contenitore e svasato, dovrebbe essere più o meno una semicupola, cioè una cupola, e quindi non va bene per valutare i raddoppi. Adesso vi faccio vedere perché. Io ho qui un contenitore con dell'acqua graduata e verserò man mano dell'acqua facendovi vedere come aumenta l'altezza del liquido all'interno del contenitore stesso. Ecco qui. Iniziamo a graduare il nostro contenitore. Io ho qui 250 grammi di acqua, quindi verseremo di 250 in 250, segnando con un pennarello lì dove arriva ogni volta il livello. Iniziamo con i primi 250. Segno con un pennarello l'altezza in cui arriva. Eccolo qui, è visibile. Versiamo ancora 250, quindi stiamo facendo di quarto di litro di quarto di litro. Segniamo nuovamente e proseguiamo. Siamo a 750 grammi. Segno nuovamente arriviamo ad 1 litro. Segno ancora e vi farò vedere già la prima differenza all'interno soltanto di 1 litro di acqua. Ecco qui. Potete vedere che le tacche successive sono sempre più ravvicinate. Ora proseguiremo con un altro litro di acqua. Abbiamo quindi graduato la nostra ciotola. Eccola qui. Qui c'è 1 litro e qui sono 2 litri. E adesso con un centimetro andremo a misurare l'altezza dalla base della ciotola al litro e poi la distanza dal litro ai 2 litri, in modo tale che si possa valutare la
sono esattamente quasi 7 centimetri. Ecco qui. Mentre la distanza tra il litro e i 2 litri è esattamente 4 centimetri. Eccoli qua, sono 4 centimetri. Questo per farvi vedere come sia poco attendibile valutare un raddoppio in altezza su una ciotola svasata. Ovviamente voi mi potrete dire che avete delle ciotole meno svasate, è comunque poco attendibile. Vi consiglio di fare, se volete usare le vostre ciotole, questo lavoro sui vostri contenitori, in modo tale da potervi effettivamente regolare con i raddoppi. Quindi potete usare le vostre ciotole. Ricordatevi di graduarne perlomeno una, non c'è bisogno che facciate ogni 250 grammi, potete fare anche ogni 500 per avere insomma una soluzione più semplice. E ricordatevi di farlo anche nei contenitori in cui mettete a raddoppiare il lievito madre, perché il contenitore ideale è un bicchiere alto e stretto. Oppure, se ne avete di più, un contenitore graduato come questo, in cui la pasta madre venga sempre contenuta nella base e possa svilupparsi in altezza. Ma se lo avete svasato, ricordatevi sempre di calcolare la svasatura. Ciao!